Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con il punto sull'economia, una puntata molto estiva vista anche la nostra Mise. Oggi faccio in modo che il professore si riposi, gli faccio io le domande con il caldo che sta facendo. Professore Lepre, non potevamo non parlare di turismo, anche perché Napoli è piena di turisti e nonostante la calura africana che sta avvolgendo un po' tutta l'Italia. Però i numeri un po', diciamo, ci sconfessano, perché c'è sempre Roma, Caput Mundi, la città eterna, che ha avuto nel 2022 quasi 30 milioni di visitatori e Napoli si ferma, con numeri ovviamente lusinghieri a 2 milioni. Beh, dobbiamo dire che sono numeri lusinghieri, ma sono assolutamente insufficienti. Non è possibile che c'è un tale divario tra Roma e Napoli, ma il divario poi non esiste soltanto tra Roma e Napoli, ma Napoli dal punto di vista turistico è prevalicata non soltanto da Roma, ma anche da Milano, che certamente non è una città turistica, per non parlare di Firenze, Venezia e la stessa Palermo, tutto sommato. Quindi evidentemente nella nostra offerta turistica c'è qualcosa che non va, o c'è qualcosa che Napoli sconta, paga su quelle che sono state, diciamo, come devo dire, i luoghi comuni su Napoli. Ecco, ma al di là di quelli, al di là proprio dei luoghi comuni che hanno, diciamo, un po' distrutto l'immagine di Napoli, basta pensare a quello che è stato il periodo dell'immondizia, nella quale praticamente qua non veniva nessuno. Poi c'è stata subito dopo la pandemia e noi stiamo uscendo da questa fase di pandemia con un buon afflusso di turisti che ovviamente non vedevamo da tempo. Ma gli esperti dicono che bisogna un po' ripensare quella che è l'offerta turistica napoletana, anche perché la stragrande maggioranza dei turisti qua vengono a mangiare praticamente. Ma noi, tanto per parlare, però voglio ritornare un attimo al problema dell'immondizia. Ma noi vediamo città che hanno un'affluenza turistica ben più corposa rispetto a Napoli e vediamo delle città ma veramente sporche, devo dire molto molto meno pulite di Napoli, perché io non voglio parlare di sporcizia, ma voglio parlare di città più pulita e città meno pulita. Oggi Napoli comunque è una città che presenta, anche dal punto di vista della pulizia, un'immagine, ecco, molto lontana da quello che sono gli stereotipi su Napoli. Certo, è un'immagine stessi, molto diversa da quella che era, diciamo, l'emergenza spazzatura di una volta. Appunto, noi, ecco, vorrei dire a chi ci segue che non è di Napoli e quindi non ha l'immagine attuale di Napoli, dobbiamo dire che in effetti vi dovete dimenticare quei cumuli di immondizia che si presentavano 15-20 anni fa. Oggi Napoli è una città totalmente diversa, si sta strutturando, ecco, io continuo a dire, però purtroppo stiamo pagando un po' quelli che erano e che sono i luoghi comuni su Napoli. Ma Napoli, in quanto a bellezza, in quanto a cultura, arte, artigianato, lo stesso food, che noi, ecco, la gente non deve venire a Napoli soltanto per mangiare. A Napoli comunque lo dobbiamo dire e lo dobbiamo ribadire: Napoli è la città forse in Italia dove meglio si mangia, perché noi tra le altre cose riusciamo ad offrire, ecco, tra le altre cose mi rendo conto che mentre parliamo che Napoli si deve scostare dal punto di vista turistico, dall'immaginario collettivo che a Napoli si deve venire per mangiare, però dobbiamo dire che a Napoli si deve venire anche per mangiare, perché naturalmente Napoli dal punto di vista culinario offre molto, offre terra, offre mare e quindi c'è varietà di tutto, c'è qualità
e c'è anche forse un prezzo più accessibile rispetto a tanti ecco, altri posti. Da questa ultima affermazione, professore, io vorrei chiederle una cosa da economista, ma soprattutto da napoletano d'occhio: ma quanto la città di Napoli paga quell'immagine di Pulcinella e il piatto di spaghetti? Beh, ma noi dobbiamo dire che in questo senso, con la miseria e nobiltà di Totò, in questo senso Napoli paga tanto. Io vorrei fare un appello alle nostre istituzioni, del resto l'ho scritto in un comunicato stampa che abbiamo inoltrato proprio in questi giorni. In effetti ci deve essere la una sinergia interistituzionale, cioè praticamente non è che in effetti se una cosa la fa la regione non va bene al comune, non va bene al governo centrale e viceversa. Noi dobbiamo, voi politici dovete praticamente, come devo dire, remare tutti quanti nella stessa direzione. Non è possibile che se una cosa la fa un'istituzione non va bene ad un'altra e così via, perché altrimenti facciamo alla fine facciamo il male dei cittadini, il male dell'Italia, stiamo parlando di Napoli, il male di Napoli. Quindi vorrei che ci fosse veramente sinergie interistituzionali, perché comunque alla fine poi i meriti vengono distribuiti equamente, ma soprattutto voi che ci governate, ripeto, sia dal punto di vista della regione, del governo, certo, del comune, locale, regionale, centrale, voi che ci governate praticamente alla fine dovete fare gli interessi del cittadino, dovete praticamente fare in modo che tutti possano beneficiare di quelle che sono, diciamo, le sinergie tra le istituzioni. Non è possibile, dico per dire, ecco, torniamo adesso a Napoli, non è possibile che a Napoli vengano soltanto 2 milioni di turisti a fronte di 30 milioni a Roma e così via. C'è qualcosa che effettivamente non va. Perché poi noi parliamo di Napoli, di Roma. Napoli è come Roma, una città ricca veramente di storia. Abbiamo tra le altre cose, Roma ha la storia, ma noi abbiamo la storia, il mare, abbiamo Capri, Ischia, Positano e così via. Napoli ha tutto quello che Roma non ha e viceversa, ovviamente. Però c'è stato, diciamo, un periodo nel quale questo turismo a Napoli era stato un po' scollegato da quello che era, diciamo, la mangiatoria, il food, ed è stato il periodo della vincita del terzo scudetto, quando grossa parte del turismo veniva a Napoli per i festeggiamenti e quindi era un po' scollegato da quello che era il food, ma venivano a vedere effettivamente quella che era, diciamo, la cultura partenopea sotto questo punto di vista. È cultura, è folclore, non lo ma so la cultura bene. E il folclore, quindi, diciamo, si innestano molto, soprattutto in Italia. In effetti, ovviamente, comunque cultura dobbiamo popolare, dire sì, che chi è venuto a Napoli nel periodo dei festeggiamenti dello Scudetto, naturalmente è rimasto impressionato, oltretutto è rimasto un po' in più per quanto riguarda il soggiorno rispetto al Mordi e Fuggi, quindi ha avuto modo di vedere ovviamente non soltanto i festeggiamenti per la vittoria del Napoli, ma ha avuto modo di vedere veramente la cultura, l'arte, la storia della nostra città. Ecco, lei ha parlato di una cosa importante, che per quanto riguarda il turismo è un po' un architrave, che è quello del Mordi e Fuggi. A Napoli purtroppo esiste questo turismo mordi e fuggi che non esiste altrove, perché a Roma comunque c'è una permanenza di almeno 3 giorni, stessa cosa succede a Firenze, stessa cosa succede a Venezia, mentre Napoli sembra essere una città di passaggio. Come si fa ad invertire questa tendenza? Beh, ma bisogna ovviamente lavorare. Del resto poi io ricordo che
perciò poi certi numeri non tornano tra le altre cose. Io ricordo che qualche mese fa fu fatta un'altra indagine che ci diceva che per quanto concerne Napoli, quindi un'indagine a livello internazionale, Napoli è stata la città più cliccata al mondo, addirittura 11 miliardi, 17 miliardi di 17, visualizzazioni su 11, TikTok. comunque 17, 11 o 11 sono ovviamente Molti di più di un'enormità, Roma, molti di più di naturalmente, Venezia, di molto più di Firenze, Roma. E sicuramente. quindi praticamente bisogna lavorare affinché questa, come devo dire, questo interesse sulla città di Napoli venga non soltanto confermato, ma venga anche naturalmente, come dire, faccia sì che praticamente tutto questo, ecco, non basta un click, ma la gente deve essere guidata, deve essere portata a venire nella nostra città a visitare le cose Gli belle che esperti. pure ci sono. Bisogna lavorare, ecco, in questo senso io cercherò di lavorare col Ministro della Cultura. In effetti ci sono tanti bei luoghi importanti, storia di millenni che però praticamente vengono poco Una valorizzati. cosa che molti si chiedono, io sono uno di quelli, professore, è come mai la città di Napoli, le istituzioni che hanno sempre, diciamo, governato la città di Napoli, la politica che governa la città di Napoli, gli stessi cittadini di Napoli non si siano mai giocati la città di Partenope. Perché non si sono mai giocati il fatto di essere figli di questa sirena? E metterla ovviamente come offerta turistica e tante altre cose, perché noi sappiamo che la sirena Partenope a Castel dell'Ovo è tutta la storia che è legata a questa cosa qua. Però non esiste un'offerta formativa, un'offerta Io turistica relativa a Partenope, per esempio. credo, e ritorniamo al problema istituzionale, perché parte, dal mio punto di vista, parte tutto dalle istituzioni. Quindi la mia, come devo dire, è da una parte una denuncia, e dall'altra parte è un'invocazione che io faccio alle istituzioni, quelli di naturalmente di fare comunicazione in questo senso. Praticamente Napoli è una città che, se ben comunicata, si vende tra le altre cose da solo, non ci sarebbero bisogno di tante cose. Ovviamente, naturalmente, dobbiamo poi lavorare anche a lungo termine, perché una cosa è l'immediatezza, una cosa è far venire il turista, però poi dobbiamo fare in modo anche che il turista, quel turista ritorni, ma soprattutto quel turista poi faccia, come devo dire, da ambasciatore per quanto riguarda le bellezze, la storia, la cultura e l'arte Sì, è una sorta di napoletana. passaparola che Tra le poi altre porta. cose, ecco, io continuo a insistere, quando un'altra cosa importante è il nostro artigianato, un artigianato che è rinomato, è famoso in tutto il mondo. È un artigianato E questa che era un'altra domanda, però. E è questa era un'altra domanda. anticipato, vabbè. No, mi ha anticipato. E questa è un'altra domanda perché è molto importante. Lei era portatore di un progetto abbastanza avveniristico, importantissimo per Napoli, che era questo bellissimo triangolo delle eccellenze che poteva essere Borgo Refici, Piazza Mercato, San Gregorio Armeno, cioè Addirittura io dico anche la sanità, che è un dei luogo posti ricco meravigliosi di di storia, Napoli, di cultura e di anche artigianato. geograficamente sono posti molto belli. D'altra parte, basti pensare che l'oreficeria nasce a Napoli nel 1200 grazie a Federico II. Stessa cosa la sartoria che dal 1300 è a Napoli, una delle primi, diciamo, la sartoria Tant'è moderna che abbiamo la nasce a Napoli, confraternita dei sartori, che è che datata risale a 1351. 1351. Ma sono tante, diciamo, quell'artigianato d'eccellenza che rientra ovviamente nel Made in Italy, che però non ha un'offerta turistica strutturata. Nel modo più assoluto, io per questo sto cercando anche adesso, nel mio ruolo di consigliere del Ministro della Cultura San Giuliano,
sto cercando, ecco, ancora di più di lavorare su certe idee, su valorizzare l'artigianato, l'artigianato artistico che è cultura, la cultura poi diventa, ecco, anche economia, quindi noi abbiamo, come devo dire, qualcosa di importante da sfruttare, per cui io sto lavorando, dicevo anche adesso, nel ruolo di consigliere del Ministro della Cultura sulle vie dell'eccellenza, cioè praticamente, come lei ha detto nella domanda, praticamente sulle strade, noi abbiamo Borgo Repici che è vocato proprio all'artigianato. Io da bambino ricordo, io sono nato fisicamente nel Borgo degli Orefici. Da bambino a 5-6 anni andavo già a bottega a fare i servizi, a comprare il caffè e le sigarette, ma il Borgo Repici era un luogo pieno di attività artigianali orafe. Oggi chi visita il Borgo Repici, ahimè, ha un'impressione diversa. Quindi, perché? Però la storia degli orafi, la storia dei sarti, la storia dei liutai, dei ceramisti napoletana, campana in generale, è rimasta ancora importante. Dobbiamo fare in modo che i luoghi dove praticamente si svolgevano queste attività artigianali, io faccio un esempio, molte strade prima si chiamavano... esisteva, che devo dire, via dei chiavettieri, nel senso che praticamente lì si facevano le chiavi, esistevano tante vie dove praticamente erano denominate relativamente, diciamo, in funzione dei mestieri che si facevano in quelle vie. Quindi, ed è una storia che è rimasta e che noi stiamo purtroppo depauperando, noi, ma soprattutto le istituzioni, perché non danno una mano alle nostre piccole imprese. Quindi cerchiamo un poco di rivalorizzare, poi torniamo sempre alla solita, probabilmente chi mi conosce mi sente dire certe cose, per cui qualcuno potrà dire ma chi si fa sempre la solita litania. Non è così, perché praticamente attraverso, diciamo, le denunce probabilmente si possono ottenere delle cose. Quindi facciamo in modo che Borgo Repici, Piazza Mercato, Borgo Repici e Piazza Mercato, 40 anni fa, signori miei, erano il volano più importante economico della nostra città. Oggi purtroppo tutto questo è depauperato. Però diciamo, non tutto è perduto, possiamo rifare. A Borgo Repici non possono tornare tutti i laboratori orafi, però potrebbero tornare, ecco, i sarti, le botteghe aperte, la bottega a scuola. La bottega deve essere aperta, il turista, ed è un'attrattiva turistica importante, entra nella bottega e vede l'artigiano come lavora. Dare in modo la possibilità al giovane di imparare un mestiere, quindi l'ingresso sarebbe una grande attrazione anche per i turisti. È un'attrazione importante per il turismo, e quindi tutto questo potrà generare turismo e economia. Ecco, nell'ultimo minuto che noi abbiamo a disposizione, io le volevo chiedere, visto che la politica è sorda, le istituzioni sono cieche, cosa si può fare, pensando al governo centrale e facendo capire al governo centrale che cosa è Napoli e di che cosa potrebbe vivere? Io credo che, io sono sempre dell'avviso, e anche lo dico spesso nei miei interventi, noi non possiamo pretendere tutto dagli altri, per cui i primi a doversi rimboccare le maniche sono i cittadini, perché poi rimboccandosi le maniche i cittadini possono anche pretendere dalla politica, perché naturalmente chi mi conosce lo sa, io sono sempre diciamo il fautore del fare, quindi del fare, ma del fare in prima persona, senza andare a pretendere dagli altri. Si fa in prima persona e poi si pretende dagli altri, viceversa non è possibile, non si va, dal mio punto di vista, da nessuna parte.
Questa puntata finisce qua. In genere è sempre il professore Lepre che vi ringrazia di aver assistito alla nostra puntata. Adesso lo faccio io. Vi ringrazio tutti di essere stati con noi, presenti a questa discussione molto importante che riguarda la città di Napoli. Ovviamente l'appuntamento è alla prossima puntata. Arrivederci.